Da sempre l'uomo ha creduto nell'efficacia delle tante tecniche per combattere contro il male. Ma ogni sforzo è inutile perché il male è in ognuno di noi. E non tutti riescono a controllarlo. Dottoressa Curci, come definirebbe l'inconscio? Come un abisso. Più si scende, maggiore è il pericolo di finire schiacciati dal suo peso.